sono Lilli Meraviglia. Ciao a tutti, sono Lilli Meraviglia. E mi è arrivato un pacco. Da quanto tempo è che non mi mettevo qua a scartare i miei pacchi? Forse perché non mi arrivavano. Però finalmente mi è arrivato. Apriamo. Sto pacco pesa tipo come un elefante dopo la cena di Natale. Quindi potete immaginare il pesone, la pesantezza. Questo, se non sbaglio, è un pacco di Shine. Come al solito ha sgrato, mi ha detto scegli 200.000 cose. Io ho detto no, vabbè, 200.000 stavo un po' esagerando. Vabbè, in effetti c'è ragione, scegliene quante. Ma vabbè, comunque sto impazzendo. Allora vi dico che mi sono sbizzarrita con gli occhiali. Però tipo tre paia ancora mi devono arrivare. Vediamo questi. Oh, raga, sto per urlare. Oh, sono gli occhiali della vita. Raga, si vede tutto rosa. Sono troppo fighi. E voi dovete capire che di questi occhiali ce n'erano di 4 colori. Io ho detto non so quale scegliere. Indovinate un po', li ho presi tutti. Però ancora non mi sono arrivati gli altri. Wow. E adesso mi vedrete per sempre in giro così. Indovinate un po', non è per me. Già, se anche questa volta si è approfittata di me e di Shane e si è presa questa felpa orrenda. Giusy, ma che cazzo è? Che devi andare a farci un panino qua a senape? Beh, allora c'è questa felpa color piscio mattutino. Qui c'è scritto ammazza quanto sei figa Lilli Mera. Io gli rispondo grazie ci. Poi ho preso questi, praticamente dei pantaloni della tuta. Voi dite ma che cazzo, sei impazzita? No, perché praticamente io sentivo tutti che ogni volta fanno c'è un po' capito quanto sono comodi i pantaloni della tuta. Però sono veramente osceni, cioè io non ci andrei mai in giro. Io ho detto vabbè, allora me li pio, li uso come pigiama, cioè giusto per fare la rapper, no? Adidas originale 100%, come potete vedere. Niente, molto da rapper. Io cioè vado a spaccare tutto. Intanto ti faccio due rime. Io cos'è? Sentite. Ah, ma bella carta. Ah, un vestitino. Oddio, raga, sembra carino. Ma che cazzo, perché qui c'è un pezzo in più? Ah, perché c'ha lo spacco. Vabbè, questo è un vestitino così che devo assolutamente provare, perché se no non rende, insomma. Cos'è sta roba? È Josie. Questo puzza. Sa di piscina. Qualcuno ci ha messo un po' di cloro? Vabbè, ed è tipo una camicia jeans. Molto da ehi, andiamo nel mio ranch con le mie pecore. Sempre di Jose. Chiamiamola Jose Scroccona di Roma. Scherzo, Jose. Oh, sempre per Jose. Jose, veramente ti sei scatenata. Oh, ma che cos'è? A parte che vabbè, veramente loro. Ma poi cos'è? Tipo la Troy Bolton. Perché di nuovo stanno tornando queste magliette alla Troy Bolton? Giusto per cantare together, 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 everyone. Dici scusa, questa la provo e per canto un po' di High School Musical e poi te la do, eh. Due paia di cia finte. Wow, belle. Che belle. Mi piacciono un sacco. E poi quest'altra è molto più natural. L'ultima cosa per il jazz, poi ha scassato un cazzo. Apparentemente è questo coso, anzi queste cose. Sempre jeans. Ah, Giuse, ma ci vuoi proprio andare al ranch? Basta con sto ranch. Questa ferpetta mi sa che è tutta... Ah no, che... È una borsa? Ciao, sono Giuse. Ehi, c'è un buco. Ma è divertentissimo. Vabbè, in pratica ci sta tipo qui, che tu metti dentro qui, e c'è il cappuccio nella giacca. Non lo so come funziona. Sa di fatto che Giuse questo te lo metti. Finalmente arriviamo alle cose belle, che è questa felpa, che in realtà è veramente leggera, cioè nel senso ci puoi andare male secondo me a Ferragosto. Vabbè, prendete una felpetta così con l'alieno. No, non mi piacciono gli alieni. È molto carina, cioè i laccetti bianchi. C'è anche la versione con laccetti neri, però alla fine se ci stanno sti laccetti è famoli vedere. Ho preso quella con laccetti bianchi. Certo, però sto sempre qua a sponsorizzare gli alieni. Poi magari un giorno arriva veramente gli alieni e ci ammazzano tutti. Io faccio ma dai, sono la vostra fan numero uno. Mi fanno c'hai ragione e mi portano con loro. Poi ho preso questi, che sono degli shorts rosa. Che carini. Io spero non mi vadano grandi, però sono così carini. Veramente me li vorrei mangiare. No, non lo faccio. O forse lo faccio. No, non lo faccio. O forse lo faccio.
No, non lo faccio. Molto carini, devo dire. Molto carini. Poi c'è questo, che è un anellino tipo fatto così a mo' de battito cardiaco. Poi mi ha detto, ma se ti va largo l'anello, fai così, plaf, nella colla a caldo, limi un po' e ti sta bene. E allora ho detto, allora mi compro questi anelli, perché tutti gli anelli che compravo mi andavano larghi. E quindi niente, questo è molto carino, mi piace. Questi qua, che sono degli orecchini. Voi direte, orecchini. Sì, raga, perché ho detto, oddio, quanto li voglio gli orecchini quelli grandi. Adesso me li provo subito. Sì, io vi faccio, infilo tutto in nei buchi che già utilizzo, però che devo fare, che... Come mi stanno? Sembra un po' tipo quella là de... Come si chiama? Del gobbo de Notre Dame, quella... Vabbè, niente. E poi, come ultimo, altri occhiali, ovviamente. Sono sempre quelli uguali a quelli di prima rosa, però gialli! Allora, io questi li ho presi perché ho detto, voglio essere una scienziata, perché sembrano tipo quelli degli scienziati. E poi ho detto, no, voglio troppo fa paura e delirio a Las Vegas. E ta-da, ta-da, ta-da. Non so veramente quale scegliere, sono bellissimi entrambi. Me ne devono arrivare altri due così, perché ve l'ho detto, non sapevo quale scegliere, ho preso tutto. Come al solito tutti i link a queste deliziose cose stanno giù. Io Shine continuo a consigliarvelo sempre e comunque sempre. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto e ciao!